In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise. Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche una parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve fruttare il terreno». Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli. Questo è il Vangelo di oggi, sabato 22 di ottobre 2022. Il Vangelo di oggi è abbastanza sintetico e abbastanza crudo. Quindi il Signore dice: non porta frutto, taglialo. E questo ci apre alla solita faccenda, al solito ragionamento: il Dio di amore, di misericordia che tutti noi vogliamo, in realtà noi ci scontriamo con una situazione ben diversa, in cui su certe situazioni, vedendo che non porta frutto, una situazione va completamente tagliata. Ma poi saranno coloro che intercederanno per questa situazione che in qualche maniera eviteranno le varie situazioni negative, le varie conseguenze negative. È un po' quello che sta accadendo adesso, un po' quello che è accaduto in tutti i tempi in cui vi erano queste anime purganti o vi era comunque la Madonna che da apparizioni di questi ultimi decenni diceva: io trattengo il braccio di mio figlio. Quindi di conseguenza quello che succede in questo periodo particolare in cui tutte le nazioni si sono allontanate da Dio, forse tranne la Polonia o l'Ungheria, ma il resto del mondo si è completamente allontanato da Dio, noi troviamo appunto ancora non delle conseguenze, quindi non c'è quella punizione divina, quella giustizia divina, quel modo che noi intendiamo, quell'apocalisse che dovrebbe in qualche maniera distruggere tutto quasi. Abbiamo ancora una situazione che comunque rimane in essere perché vi sono delle anime purganti, vi sono delle persone o vi sono delle preghiere che vengono fatte, di modo che comunque in ogni caso il mondo resti ancora un po' quello che è. E questo ci fa ben sperare per il fatto che se non ci fossero state queste anime purganti, come diceva Gesù in un'apparizione passata, il mondo non sarebbe ancora esistito per molto. Quindi di conseguenza tutto ciò che può sussistere nella nostra vita è tutto in base all'intercessione altrui. La famosa preghiera degli altri, la famosa preghiera che quella del fratello che aiuta gli altri: io pregherò per te perché tu appunto possa stare meglio, perché se uno prega per se stesso diventa solo puro egoismo. E ancora una volta questa parabola ci aiuta a capire della necessità di pregare per gli altri, della necessità di pregare per questo mondo, perché se ancora qualcosa riusciamo ad ottenere, dobbiamo pregare per questo mondo. È un po' come la vicenda di Santa Caterina da Siena, che si erano trovati in quei periodi con uno che era un antipapa, poi c'era un altro problema della Chiesa, di un'altra persona che voleva erigersi a papa, e Nostro Signore ha detto: la Chiesa sta andando verso una deriva. E che cosa ha dovuto fare Santa Caterina? Offrirsi e immolarsi per questa situazione che si era creata all'interno della Chiesa. Quindi se non ci fosse stata Santa Caterina che in quel momento si fosse immolata, chissà come sarebbe andata la Chiesa ancora in quei tempi.
E poi sappiamo benissimo la famosa frase di Padre Pio quando gli dissero: lei non ha salvato solamente la Chiesa, non ha salvato l'Italia, ma ha salvato il mondo. E lui rispose appunto: qualche fesso ci doveva pure essere per farlo, no? Quindi ancora una volta ricordiamoci sempre che nel nostro piccolo, quando noi dobbiamo compiere un'attività o vediamo che un nostro amico ha un'attività, è giusto che si preghi reciprocamente. Quindi anche questa attività, questo canale, questo sito che noi abbiamo, le pagine annesse dei social, tutte si sorreggono, ma non perché io faccio un'attività di evangelizzazione, si sorreggono perché c'è qualcuno che prega per me e che comunque sorregge il canale, altrimenti non ci sarebbe né la forza di andare avanti e neanche la capacità con i mezzi, perché posso assicurare che è una cosa tutt'altro che semplice. E se uno si mette, come ho detto in un precedente commento, se uno si mette veramente in questo mondo, non rimane più per niente per te stesso. Quindi per sopravvivere a tutte queste situazioni veramente veramente faticose, se qualcuno non avesse pregato per me, anche questo piccolo frutto non avrebbe portato nulla. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi, la scelta ricade sulle sante Nunilone e Alodia, due martiri vergini dell'Ottocento. Sono due sorelle di padre musulmano e madre cristiana. Sembrerebbe che loro abbiano avuto un'educazione fortemente cristiana, senza poi essere intaccate da quello che era il credo del padre, il credo paterno. Poi succede un avvenimento: il padre muore e la madre, non si sa per quale ragionamento, perché poi alla fin fine una donna cristiana che con tutte le sue devozioni riesce a sposarsi per la seconda volta con un musulmano, anche qui noi troviamo dei dubbi, però insomma, si sa, l'amore è più forte di ogni cosa, si sposa con un secondo musulmano. Il problema è che il secondo musulmano non è proprio come il primo. E oltretutto, che cosa succede? Che nel 851 l'emiro di Cordoba stabilisce un decreto che i figli cristiani di padre musulmano dovevano convertirsi alla religione paterna, altrimenti sarebbero stati uccisi. Alle due sorelle viene chiesto la biura, ma loro non fanno un passo indietro. Vengono arrestate, denigrate a donne di poca considerazione, e poi vengono uccise. La cosa più incredibile è che il loro corpo rimane per 40 anni buttato lì senza nessun criterio, e poi riescono i cristiani a recuperare quei due corpi dopo 40 anni, quindi una cosa veramente incredibile. E poi questi corpi vengono messi nel monastero di Leir, e poi una volta il monastero che viene soppresso vengono messi in un altro posto, a San Gilesa, e qui i loro nomi vengono scritti nel martirologio, nel calendario di rito mozarabico. Ecco, questo per farvi capire quanto sia veramente importante anche queste cose, queste storie che vengono raccontate, che hanno un po' dell'incredibile. Cioè, noi pensiamo che una madre fortemente cristiana che si sposa con un musulmano, e uno può dire: ma insomma, si può capitare, l'amore a volte porta ad annullare quella che è la religione, e ci può stare. Ma che la moglie si sposi un'altra volta un musulmano, questo è veramente un po' dell'incredibile. E nonostante tutto, le figlie rimangono consapevoli della fede che la madre gli ha imposto, o se non imposto, gli ha consigliato. E cosa possiamo chiedere oggi a queste figure? Che queste due sante veramente ci facciano capire quanto sia importante rimanere cattolici anche davanti agli altri credi, sempre rispettando chiunque ami Dio, ma bisogna rimanere cattolici, e cattolici veramente nella fede fino in fondo. Ed è proprio un mondo come questo, in cui il relativismo, di cui ha sempre parlato il nostro Papa Benedetto XVI, che sta logorando il mondo,
è proprio quello che alla fin fine potrà essere scardinato per tornare a essere veramente cristiano. E come si può scardinare questo relativismo? Con l'invocazione a tutti questi santi che hanno fatto la Chiesa fino ad oggi.